La prima notte della luna. La tecnica, si sa, procede rapidamente. Gli esseri umani, al contrario, il loro modo di essere dentro, di amare, di odiare, conoscono invece un'evoluzione lentissima. Ed eccoci così oggi a raccontare una storia vecchia come il mondo, anche se quasi inedita. È una vicenda di amore e di morte, un triangolo di gelosia e ricatto che si conclude nel giorno più nuovo delle scoperte umane, i primi passi sulla luna. Il suo nome è Tonia Grigorievna Vorobyova. Una fanciulla bella da mozzare il fiato. Figlia di un operaio e di un macchinista delle ferrovie, ha trascorso la sua infanzia nella campagna di Uglovka, vicino a Leningrado. Il padre, Grigori, stravede per lei e spesso la porta con sé sul treno. Tonia lo ascolta affascinata e sogna di partire con lui per terre lontane. Un terribile incidente, però, glielo porta via per sempre. Oltre all'immenso dolore di aver perso l'adorato padre, Tonia deve ora fare i conti con l'atteggiamento quasi ostile della madre Caterina. Adesso che non entra più il suo stipendio, dovrò lavorare il doppio per mantenere te e i tuoi fratelli. Bisogna che tu mi dia una mano a mandare avanti la famiglia. Mamma, perché dici così? Non ti importa niente che lui sia morto. Sembri solo preoccupata per i soldi. Come ti permetti di parlare così a tua madre? Ti farò passare io la voglia di darti delle arie da principessa. E Caterina, infatti, mette subito in pratica le sue minacce. Lega i lunghi capelli di Tonia in due trecce che d'ora in poi saranno sempre nascoste da un fazzoletto. Le fa indossare scarpe maschili e la infagotta in gonne di lana pesante. Ma la bellezza della ragazzina traspare anche da quei pastrani logori. Una sera, quando torna dalla scuola serale, Tonia trova un uomo seduto in cucina. Mamma, e lui chi è? Cosa ci fa in casa nostra? È Nicolai, un amico. E poi non sono affari tuoi. Nicolai comincia a frequentare sempre più spesso la loro casa, fino ad andarci a vivere stabilmente. Tonia lo detesta. Quell'intruso si siede nella poltrona di suo padre, riempie la casa di fumo e beve, fino a stordirsi. E poi è un uomo violento. Picchia la madre e anche i fratellini, solo con lei. Sembra esitare. Fino a quando... Tua madre si lamenta che di giorno sei troppo stanca per aiutarla. Da domani smetterai di andare a scuola la sera, intanto non ti serve a niente. Guarda che non sei mio padre. Non puoi proibirmi nulla. Nicolai le dà uno schiaffo così forte da farla volare all'indietro sulla seggiola. Tonia cade, ma si rialza e resta immobile per qualche istante. Alle sue spalle intravede un coltello. Lo afferra. È confusa, spaventata. Vibra un colpo alla cieca e ferisce l'uomo ad un braccio. La madre piomba nella stanza e riesce a dividerli prima che accada il peggio. Ma da quella sera, nell'animo di Tonia, germogliano i semi della ribellione. È il 1960. Tonia ha ormai 16 anni. La sua bellezza prorompente, che la madre tenta con ogni mezzo di soffocare, comincia ad interessare i ragazzi. Presto capisce che può ottenere da loro ciò che vuole. Basta saper sfruttare i doni che la natura le ha dato. Alle sue poche amiche, Tonia dice con aria disincantata: gli uomini sono il solo modo per arrivare a quello che voglio. Comincia a frequentarli in cambio di regali, vestiti, scarpe, pettini e spazzole che nasconde in una casa abbandonata. È lì che lascia cadere gli stracci che ha indosso e diventa, come magicamente, una principessa. Lei, però, ha un sogno che confida soltanto al suo diario. Vorrei guidare i treni, come faceva mio padre. E poi voglio viaggiare, andare lontano da questo posto. Ma per entrare nelle ferrovie occorre trasferirsi a Leningrado. E c'è bisogno di denaro per vivere da sola. Improvvisamente ha un'idea. Il giorno dopo, mentre la madre è al lavoro, Tonia scende in cucina. Nicolai, seduto a fare colazione, quando la vede, ha un sussulto. Tonia! Non ti avevo mai vista così. Sei bellissima. Davvero ti piaccio, vestita così? Sai, sono tutti regali dei miei ammiratori. Nicolai, ipnotizzato dalla sua femminilità e dallo sguardo con cui lei lo fissa, osa di più. Anch'io potrei farti dei regali.
Basta che rimanga un segreto fra me e te. Certo, Nicolai. Sarà il nostro segreto. Da quel momento, Tonia si darà all'uomo che odia di più al mondo per racimolare la cifra che le serve. Ma il piano dopo un po' va in fumo, perché la madre, un giorno, rientra prima da lavoro e li scopre. Ma la sua rabbia si riversa soprattutto su quella figlia che non ha mai amato. Puttana! Da questo momento non sei più nemmeno mia figlia. Scriverò alla sorella di tuo padre. Andrai da lei. Andrai a fare la squattera o la lavapiatti. E a far tuo. Io so soltanto che non voglio vederti mai più. Dopo qualche giorno, la ragazza viene spedita con pochi spiccioli in tasca a Leningrado, dove la zia la accoglie con calore e la ospita nell'appartamentino che divide con altre 10 persone. Con i soldi che si è messa da parte, Tonia può iscriversi all'Istituto di Costruzioni Ferroviarie e, superato l'esame, comincia il lavoro che ha sempre sognato nel settore locomotive. Ma quello non è ancora il suo destino. In casa della zia, Tonia conosce un giovane coinquilino, Mikhail Smielov. Ufficialmente lavora come guida turistica, ma arrotonda il salario con lavoretti di altro genere, furti, truffe e raggiri di ogni specie. Fa anche la spia per il KGB. Dopo una brutta avventura in cui Mikhail salva Tonia da un tentativo di violenza, le loro due vite si intrecciano fatalmente. Mikhail, tu ed io siamo uguali. Due anime che hanno conosciuto la sofferenza, il dolore, la miseria. Due come noi sono destinati a stare insieme. Guarda che se decidi di stare con me, devi essere pronta a vivere come vivo io. Io non voglio soltanto un amante, io voglio anche una complice. Mikhail, sarò al tuo fianco, qualunque cosa accada. Trascorrono così 6 anni di amore, di litigi, di riappacificazioni. 6 anni di furti, di inganni, di sotterfugi. Tonia, nel frattempo, ha lasciato le ferrovie e ha trovato un lavoro come tassista. Mikhail le indica i clienti che può derubare o gli stranieri da spiare per conto del KGB. Così si svolge il loro singolare tran-tran, quando un giorno... È stata una fortuna trovare un taxi a quest'ora, signorina. Sembra che i suoi colleghi siano tutti impegnati. Già. Lei è americano? Sì, ha indovinato. Deve avermi tradito il mio accento, eh? Sa, vengo spesso a Leningrado, ma non ho mai visitato la città. Mi piacerebbe se lei potesse accompagnarmi. Ovviamente le pagherei il disturbo, eh? Tonia accetta. Conduce l'americano in giro per la città con il suo taxi, mostrandogli i monumenti, le strade, i palazzi. Ride e scherza con lui. Si chiama Mark Kaplan e insegna letteratura russa ad Harvard. Mark è un uomo diverso dagli altri. Si vede che la guarda con interesse, ma nei suoi occhi non coglie il solito desiderio di possesso. La notte prima che lui riparta per gli Stati Uniti, Mark e Tonia fanno l'amore. Il giorno dopo, Tonia è di nuovo a casa da Mikhail. Mi sei mancato, sai. Sei stata molto tempo con quell'americano. Ti sei per caso innamorata di lui? Non lo so. Mi piace. È affettuoso, è generoso. Ma non voglio che entri nella mia vita. Mikhail non è geloso. Sa che fra lui e Tonia c'è un legame speciale, più forte di qualsiasi altro. Mark, intanto, ha ripreso la sua vita negli Stati Uniti, ma non può smettere di pensare a Tonia e lo confida ad un amico. Sai, io non ho mai provato per nessuna quello che provo per lei. Tu cosa mi consigli di fare? Ma torna all'ingrado e diglielo. È la sua risposta quella che conta. Devi capire se anche lei ti ama, no? Qualche settimana dopo, Tonia è ferma sul suo taxi di fronte all'Hotel d'Angleterre. Quando sente bussare al vetro. Voltandosi, vede il volto sorridente di Mark. È chiaro che è ritornato per lei, ma non sa se esserne felice o no. Tonia, io ci ho pensato a lungo mentre ero a Boston e ho capito di amarti. Tonia, vuoi sposarmi? La proposta è inaspettata. La lascia attonita, disorientata. Non sa che cosa rispondere.
Sa che sposare Mark significa lasciare la miseria per affacciarsi a un mondo meraviglioso, ma anche rinunciare alla libertà e a Mikhail. Oh, se solo lui non fosse partito per quel viaggio nel Caucaso. Ma che cosa è andato a fare proprio adesso che dovrebbe essere lì per starle vicino e consigliarla? Tonia, sempre più confuso, accetta di sposare Mark. Amore, ti precederò negli Stati Uniti per informare la mia famiglia che ci siamo sposati e anche per sbrigare alcune faccende prima del tuo arrivo. Tu mi raggiungerai presto, vero? Sì, Mark. Giusto il tempo per raccogliere le mie cose e salutare i parenti. Non sarà così, invece. Tonia rimanda continuamente la partenza. Quando risponde alle lettere di Mark, riesce sempre a trovare una scusa nuova. La sua indecisione aumenta quando Mikhail riappare all'orizzonte. Fanno l'amore quella notte e Tonia si sente di nuovo libera come un tempo. Ma paradossalmente, proprio allora decide che è giunto il momento di partire per Boston. È incinta, ma non sa se è di Mikhail o di Mark. Ma non importa. L'aspetta una nuova vita, in un nuovo paese, e deve lasciarsi alle spalle il passato. Tuttavia l'impatto è terribile, specialmente con la famiglia di Mark, che non dimostra affatto di apprezzarla. Mentre Mark, ignaro della gravidanza della moglie, fa di tutto per farla sentire a casa, Tonia non pensa che alla sua vita di prima e un giorno, dopo aver scritto una lettera al marito, riparte per l'amata Leningrado. Caro Mark, quando leggerai questa lettera sarò già in viaggio. Mi hai offerto una vita meravigliosa, ma non riesco ad accettarla. So che deluderò te, i tuoi amici e i tuoi genitori, ma io voglio la mia libertà. E sento che con te sono prigioniera. Addio. Fra le braccia di Mikhail ritrova finalmente il sapore della spensieratezza e ricomincia la sua vita di furti e truffe assieme all'amante di sempre. Mark, però, non si dà per vinto. Decide di inseguirla nuovamente e il 18 gennaio 1968 riprende possesso della sua stanza all'hotel Astoria di Leningrado. Telefona subito a Tonia che lo raggiunge. La gravidanza è ormai in stato avanzato e non può più nascondergli la verità. Mark, io sono incinta. Ma è meraviglioso, amore. E tu perché hai quello sguardo così triste? Guarda, io non sono in collera, sai, ti capisco. So che è tutto così difficile per te. Ma vedrai, tutto si sistemerà. Accade sempre così. Quando è lontana da Mark, Tonia lo dimentica. Ma quando lui le è accanto e la guarda con quegli occhi pieni di amore, non riesce a resistergli. E pur non desiderando quel bambino che l'avrebbe legata ancora di più a lui, lo mette al mondo. Lo chiama Grigori, come l'adorato padre che non c'è più. Non amo mio figlio. Sento per lui un'immensa tenerezza, ma nulla di più. Per Mark, invece, è solo il modo per rafforzare il nostro legame. Il vero padre, Mikhail, non vuole nemmeno vederlo. E quel bambino che nessuno ama veramente muore in una piovosa sera d'inverno, quando la madre, in stato confusionale, non si accorge del sopraggiungere di un'auto. La notizia viene riportata dai giornali. Una giovane donna, Tonia Grigorievna Vorobyova, è stata investita con il suo bambino di pochi mesi. La donna giace in stato di coma all'ospedale, mentre per il piccolo non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida dell'auto che l'ha investita ha giurato che la Vorobyova è apparsa all'improvviso, come se volesse gettarsi di proposito sotto la sua macchina. Quando Tonia si risveglia dal coma, Mark è lì accanto a lei, come sempre. Tonia scoppia in lacrime, ripetendo che non è stata colpa sua, che voleva bene a Grigori. Mark le rimane vicino e cerca di confortarla. L'ama troppo per abbandonarla. Tonia ha ormai lasciato l'ospedale e vive con Mark. Una sera, mentre lui è fuori, riceve la visita di Mikhail, che le rivela: mio padre è morto e mi ha lasciato un manoscritto importante. Glielo aveva affidato un poeta dissidente. Vi sono descritti tutti i maltrattamenti, i soprusi e le privazioni dei prigionieri nei gulag. Varrebbe un sacco di soldi se potessi venderlo in Occidente. Cosa ne dici di proporlo a Mark? Certo, credo che lo interesserà sicuramente. Farò in modo che vi incontriate. Non gli ho mai parlato di te, ma dirò che sei un amico dei tempi delle ferrovie. Gliene parlerò stasera stessa, quando tornerà. Sono felice, Mikhail. Potrebbe essere una vera fortuna per te. È il 21 luglio 1969.
Una giornata epocale per il mondo intero. Il primo uomo sta per andare sulla Luna. Mark rimpiange di non essere in America ad assistere all'evento trasmesso in diretta televisiva. Però l'idea di quell'appuntamento un po' lo distrae. È curioso di conoscere quell'amico di Tonia ed è molto interessato al documento che questi vuole affidargli. Ho sentito molto parlare di lei da Tonia, signor Kaplan. Sono lieto che abbia accettato di vedermi. Anch'io, Mikhail. Sono davvero impaziente di vedere quel manoscritto. Mikhail glielo mostra e Mark subito afferma. Credo di poterlo consegnare a un editore di mia conoscenza che sarebbe felice di pubblicarlo. Non è così semplice, signor Kaplan. E perché? Per averlo dovrà sborsare un bel po' di quattrini. Mark rimane interdetto. Tonia non gli aveva parlato di denaro. Mikhail continua a fissarlo. Intanto dentro di lui la rabbia cresce. Quel Kaplan è migliore di lui. È ricco e fortunato. Si sente di odiarlo e vuole ferirlo. Mi fa pena, Kaplan. Tonia gli ha mentito dal primo momento. È stata sempre mia. Anche suo figlio era mio. Lei crede di essere meglio di me, ma lei non ha mai posseduto nulla. Tutto quello che ha è sempre stato mio. Mark ha il cervello annebbiato dall'ira. Si lancia contro Mikhail e lo getta a terra. Lottano come animali finché Mark non vede dei mattoni ammucchiati, ne afferra uno e colpisce il rivale. Pochi istanti e Mikhail, colpito a morte, è immobile sul pavimento immerso in una pozza di sangue. Mark ritorna in se stesso. Ora è freddo, lucido. In un attimo decide da farsi. Raccoglie il manoscritto e fugge. È sulle scale quando sente dei passi. Si nasconde e vede Tonia, sua moglie, che entra nel luogo del delitto. La donna grida, spaventata. Mark fa per entrare, ma lei è già al telefono, la sua voce è concitata. Voglio denunciare un omicidio. La vittima è Mikhail Smielov. Mi trovo in casa sua. È qui che l'ho trovato morto. E so chi è stato. L'assassino si chiama Mark Kaplan. Mark Kaplan risiede alla Storia. Venite subito, vi prego. Tonia l'ha tradito. L'ha ingannato da sempre e ora vuole distruggerlo. Ma lui non le permetterà anche questo. Si precipita da un suo caro amico, un professore, e gli affida il manoscritto. Nell'andarsene, con una scusa, gli chiede in prestito la sua pistola. Lungo la strada per ritornare in albergo, si ferma ad imbucare una lettera per Roger, l'amico di sempre. Giunto alla Storia, trova Tonia ad attenderlo, ma la polizia non è ancora arrivata. Sono felice di trovarti qui, mia cara. Questa sera ti voglio portare all'Hotel Europa. Ricordi? È lì che ti ho chiesto di sposarmi. Mettiti il vestito più elegante che hai. Voglio che tu sia splendida. Tonia è imbarazzata e titubante, ma ubbidisce. L'invito di Mark risuona quasi come un ordine e lei non vuole contraddirlo. Quella sera, comprensibilmente, nessuno dei due riesce però a toccare cibo. Tonia, peraltro, è impaziente di tornare in albergo. Non vede l'ora che quell'uomo che le ha rovinato la vita, che ha ucciso il suo Mikhail, venga arrestato. Lo odia ormai, con tutta se stessa. Usciti dal ristorante, Mark le propone una passeggiata sul viale che costeggia il fiume. Amore, questa notte è una notte speciale. Fra poco l'uomo sbarcherà sulla Luna. E tu e io siamo qua, abbracciati, a guardare le acque scure della Neva che scorrono. Tonia non riesce a pronunciare nemmeno una parola. Improvvisamente il passato riaffiora nella sua mente. Ora è vivo in lei il ricordo di un uomo dolce, generoso e sempre comprensivo. Mark l'ha sempre amata immensamente mentre lei lo ingannava senza alcun rimorso. Non vorrebbe più averlo denunciato. Ancora una volta, l'ultima, Tonia vorrebbe ritornare sui suoi passi.
Mentre questi pensieri scorrono veloci nella sua mente, incontra lo sguardo di Mark e capisce che non ci sarà un ritorno. Un corpo di donna scivola nella nieve e scompare nelle sue acque. L'uomo che l'aveva così amata non la guarda, mentre con mano ferma la lascia cadere dal ponte. Estrae quindi una pistola dalla tasca e la punta alla tempia. Non un grido. Nessuno si è accorto di nulla. A nessuno, quella notte, importa della fine di quell'amore crudele. Tutti sono intenti a guardare verso il cielo. Quella è la prima notte della luna. Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrera. Oggi è con noi in studio la giornalista e scrittrice Cinzia Tani, che tutti gli appassionati del giallo certamente già conoscono. Buonasera Cinzia. Buonasera. La storia che avete appena ascoltato è ispirata proprio ad un caso che Cinzia Tani ha raccontato nel suo ultimo libro, che si intitola Amori crudeli, recentemente pubblicato da Mondadori. Tani, è vero che si trattava di una storia inedita, tenuta segreta, insomma, e raccontata da lei per la prima volta? Sì, perché diciamo che tutti i personaggi di questa storia sono morti e inoltre è uscito soltanto un trafiletto che parlava in realtà di un doppio suicidio. In realtà si è trattato, come abbiamo visto, come abbiamo sentito, anzi di un doppio omicidio più un suicidio. Eppure comunque la polizia non poteva ovviamente parlare dell'omicidio di Mikhail, perché altrimenti avrebbe dovuto raccontare troppe cose, il manoscritto, il gulag, eccetera. Quindi diciamo che apparso soltanto questo trafiletto. Io l'ho saputo perché l'unico testimone, che è l'amico dell'assassino, il professore di Boston, io l'ho incontrato e lui mi ha raccontato questa storia, che era l'unico a sapere, perché è l'unico che ha ricevuto la lettera con tutta la verità. Adesso vorrei con lei inquadrare i due personaggi. Abbiamo un americano e una cittadina dell'Unione Sovietica, due provenienze molto diverse, ma anche due estrazioni sociali molto diverse. E poi ricordiamo che eravamo alla fine degli anni 60, un periodo in cui quei due mondi erano veramente in contrapposizione fra loro. Sì, sono due mondi veramente diversi. Se noi pensiamo che negli anni 60 da una parte c'era Kennedy, dall'altra Khrushchev, poi dopo Nixon e di qua Brezhnev, di qua la guerra del Vietnam e di qua invece Praga. E tutto questo, di qua la povertà e di qua il consumismo, la ricchezza, i media, eccetera, eccetera. Tutto questo però, secondo me, si unisce con la conquista dello spazio che invece unisce questi due grandi paesi impegnati nella guerra fredda. Quindi la conquista dello spazio, il fatto che tutto questo si fosse svolto, anzi fosse finito nel giorno in cui gli americani mettono il primo piede sulla luna, e questo succede invece in Russia, a me mi ha affascinato sin dall'inizio, è il motivo forse scatenante per cui ho deciso poi di prenderla questa storia, di sceglierla, di scriverla. Ed intitolarla La prima notte della luna, proprio per questo. Esattamente. Ecco, leggendo le pagine del suo libro, che sono particolarmente suggestive nel raccontare questo fatto, emerge prorompente la figura della ragazza, di Tonia. Era così anche nella storia che le è stata tramandata, o è lei che l'ha sentita così? Allora, la persona che me l'ha raccontata ha incontrato Tonia due sole volte e in queste due volte ha visto una Tonia totalmente diversa. La prima volta, quando Tonia va in America e rimane sconvolta dall'America, rimane secondo me disgustata dall'America, quindi è una Tonia sulla difensiva, anche arrogante, cinica, eccetera. E poi lui la ritrova a Mosca, quindi diciamo la ritrova in Russia, trova una Tonia, una ragazza russa innamorata del suo paese, una donna gioiosa, una donna intensa, una donna romantica. E quindi le due facce di Tonia che lui mi ha raccontato mi hanno aiutata anche a descrivere poi il personaggio, che ovviamente ho raccontato io a modo mio, però partendo da queste due singole personalità nell'ambito della stessa persona. Veniamo ora a Mark, l'intellettuale americano che si innamora di quella ragazza giovane e ribelle che tira a campare come può. Beh, è la classica attrazione fatale, non trova? Sicuramente, anche perché consideriamo che Mark è un uomo che ha avuto molte donne, ma ha deciso di non sposarsi, che ha deciso anche di non avere più amici, se non pochissime persone di qualità, che ha rifiutato un mondo superficiale come quello della sua famiglia e ama la Russia. Lui, il nonno era russo, lui ha scelto di studiare la letteratura russa, quindi lui comprende Tonia, la comprende profondamente. Inoltre lei è una donna bellissima, una donna giovanissima,
quindi lui un po' le fa da Pigmalione, no? La vuole educare ed è infatti lui che le compra i primi libri, vorrebbe, diciamo, farla sua e percorrere con lei una strada che poi è una strada nella loro Russia. Ecco, dicevamo attrazione fatale, fatale lo fu davvero perché, come sappiamo, morirono entrambi. E Mark uccise Tonia, che era l'oggetto del suo amore, poi si tolse la vita. E Tani, che cosa spinge un uomo innamorato a compiere un simile gesto? La gelosia o nel nostro caso c'è anche dell'altro? Di solito quando un uomo uccide per amore è sì la gelosia ma soprattutto l'istinto di possesso, quindi il desiderio di trattenere a sé la persona amata che invece vuole abbandonarlo. Certo che nel caso di Mark io credo che lui abbia rifiutato per tutta la durata del rapporto con Tonia l'idea che lei potesse tradirlo, semplicemente non ci pensava, semplicemente voleva illudersi sul loro amore. Improvvisamente viene a scoprire insieme tre verità terribili, cioè che lei l'ha sempre tradito, che il figlio che avevano avuto non era il suo e inoltre che lei l'ha anche denunciato. Credo che, insomma, sfido chiunque a sopportare veramente tutte e tre queste realtà e a non reagire in qualche modo. Ecco, Mark e Tonia probabilmente se fossero rimasti in vita avrebbero finito per lasciarsi. E la morte invece ha in un qualche modo suggellato quell'amore. E forse per questo, secondo lei, che Mark l'ha uccisa, è questo che lui voleva? Sì, io penso che lui, poiché aveva rinunciato a tutto per lei, aveva rinunciato addirittura a tornare in America, aveva rinunciato al lavoro, lui aveva fatto dei sacrifici per lei. Quindi sentirsi così tradito, diciamo che gli fa crollare totalmente i suoi progetti, le sue speranze. In quel modo, uccidendola, è il modo per tenerla con sé, per trattenerla, per possederla, diciamo, fino alla morte. Tani, lei che da anni indaga all'interno delle dinamiche di coppia per capire che cosa porta ad uccidere o ad uccidersi per amore, ci può dire se chi uccide l'oggetto del proprio amore finisce poi fatalmente sempre per uccidersi, per suicidarsi, insomma? Ah, questo è molto interessante perché io ho fatto diversi studi su questo problema. Allora, succede che l'uomo, quando compie un delitto passionale, tenta il suicidio e nel 30% dei casi ci riesce, qui parliamo proprio di dati della contemporaneità, e la donna invece tenta il suicidio anche lei ma non ci riesce quasi mai, ci riesce nel 2% dei casi. La donna mantiene ancora un barlume di lucidità che le fa scegliere comunque la soluzione migliore per lei, quindi è lucidità o cinismo? No, secondo me lucidità è quello che porta, quando c'è un litigio fra un uomo e una donna, l'uomo a sfasciare tutto quello che si trova intorno e con il vaso cinese, la donna invece salva il vaso cinese e sfascia tutto, quindi secondo me rimane un istinto di praticità, di razionalità nella donna. Il caso in questione rientra senz'altro, come abbiamo detto, nei delitti passionali dove si coniugano quasi sempre amore e gelosia. E in un suo saggio il professor Vittorino Andreoli ha scritto che questo tipo di omicidio risente in maniera forte della vittima, vale a dire che l'azione omicida è senz'altro da condannare, ma la vittima può favorire con il proprio comportamento l'insorgere dell'atmosfera stragica. Sì, sono assolutamente d'accordo con il professor Andreoli. Effettivamente, se la vittima non avesse reagito alla, diciamo, provocazione, alla rabbia del futuro assassino o assassina in quel modo, forse non ci sarebbe stato nessun omicidio. Cioè, prendiamo il caso Ballentani, no? Il famoso caso italiano. Lei, quando affronta il suo amante che l'ha tradita e gli dice: io ho una pistola, voglio tirarla fuori, lui la deride, le dice: ma sei una terrona, i tuoi sono i soliti fotoromanzi, la deride. Questo, se lei non avesse avuto intenzione, secondo me le arma proprio la mano. Anche nel mio Amori crudeli c'è la storia di Tarnauer, il famoso medico che inventò la dieta Scarsdale. Quando lei lo va a affrontare per suicidarsi davanti a lui, lui che fa? Si volta dall'altra parte, si mette il cuscino sulla testa, lei scopre una camicia da notte dell'altra donna, lui invece di abbracciarla e consolarla la schiaffeggia. Quindi diciamo che la vittima è correa, anche se lo direi fra virgolette, nel senso non ha nessuna responsabilità, ma il suo comportamento, diciamo, non serve a calmare l'altro, ma serve proprio a esasperarlo ancora di più. E direi che anche così nel caso della nostra Tonia e di Mark, insomma, ha tirato parecchio la corda questa ragazza. Beh, lei gliene ha fatte veramente tutti i colori, anzi devo dire che forse l'amore di Mark è un amore forse superiore a tanti altri, nel senso che lui sopporta da lei qualsiasi cosa, solo che
sopportare, essendo amato è una cosa, ma sopportare sapendo che lei lo tradisce un altro, che gli ha mentito fino al punto di dirgli che il figlio era suo e invece non era suo, e inoltre lo denuncia e quindi praticamente lo condanna a morte. Cioè. Veniamo ora al modo in cui Mark ha compiuto il delitto e come si è poi suicidato. Perché secondo lei ha fatto cadere Tonia oltre la balaustra, insomma, nelle acque del fiume, facendola annegare in questo modo, mentre contro di sé ha puntato la pistola? Perché di solito quando l'uomo uccide per amore usa qualche cosa che gli appartiene, cioè un prolungamento delle sue mani, o usa le mani, quindi strangola, Otello strangola Desdemona, oppure usano il coltello, perché il coltello è proprio, viene considerato un simbolo fallico, quindi diciamo è qualche cosa che è il prolungamento dell'uomo e quindi diventa un ultimo possesso. Nel caso di Mark e Tony è un po' diverso, perché lui, essendo veramente molto particolare come personaggio, Mark, un uomo molto colto, molto passionale, molto romantico, lui sceglie invece il loro ponte, quindi sceglie una cornice per chiudere in bellezza la storia, diciamo, e quindi sceglie il loro ponte e sceglie il fiume che ha fatto da sfondo a tutto il loro amore, però usa le mani, perché la solleva con le mani e la fa cadere con le mani. Su di sé usa la pistola, perché la pistola è il modo più veloce e anche più sicuro, perché lui non vuole assolutamente a quel punto sopravvivere a lei. Vorrei concludere questa chiacchierata con Cinzia Tanni con due parole sulla terza figura che emerge dal suo racconto, quella di Mikhail. Magari scopriamo che in realtà è su di lui che dobbiamo puntare il dito, oppure no? Sì, sono d'accordissimo, perché effettivamente è forse il personaggio più cattivo, o il vero personaggio cattivo, perché Tony, abbiamo visto, ha avuto un'infanzia drammatica, quindi ha delle giustificazioni. Mark, abbiamo detto che è un assassino, ma è un assassino esasperato, è un uomo comunque che ama. Michele è un cinico, è un ladro, è un venale, perché vuole vendere, diciamo, il progetto del padre, vuole non diciamo, portarlo avanti, ma venderlo per dei soldi. E non ama il padre, è felice quando il padre muore. E anche Tonia non la ama, sente solamente questa forte attrazione per lei, ma addirittura rifiuta l'idea che il bambino sia suo. E in più quello che fa, questa rivelazione, alla fine questa provocazione, quando vede la nobiltà dell'altro uomo, quando lo vede in faccia, perché non gliel'ha detto mai prima, glielo dice nel momento in cui lo vede, perché in quel momento capisce di essere inferiore, quello è un uomo superiore e lui invece no. Quindi io penso che Michele è quello che ha scatenato tutto. Ed è una buona dose di colpa. Sì, e anche ce l'ha anche lui. Grazie a Cinzia Tanni per essere stata ancora una volta in nostra compagnia e grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa o dall'auto.